Impennata di incidenti stradali nell'Agrigentino, il prefetto convoca tavolo congiunto e chiede maggiori controlli e la sistemazione delle strade, la pulizia e una segnaletica più efficiente. Neonato morto di freddo su una barca a Lampedusa, aveva solo 20 giorni. Indignato il sindaco delle Pelagie per l'immobilismo dell'Unione Europea. Paura a Ribera, evacuati 3 edifici, interdetto il transito. Dei lavori dell'Enel hanno provocato accidentalmente una rottura della condotta del gas. Dopo ciò che è accaduto a Ravanusa, l'attenzione è massima. L'Acragas, dopo aver battuto il Re Suttana in semifinale di Coppa Italia, di eccellenza. Bentrovati gentili telespettatori al nostro appuntamento con l'informazione. Brusca impennata di incidenti stradali nel territorio agrigentino. Il prefetto convoca un vertice. Maria Rita Cocciufa ha chiesto più uomini sul territorio, soprattutto della polizia stradale, ma anche una maggiore attenzione alle criticità delle principali strade statali, pulizia e segnaletica capace di richiamare l'attenzione. Il nostro direttore Arturo Cantella. Si è svolto stamani presso l'alloggio del prefetto una riunione finalizzata a esaminare il fenomeno dell'incidentalità stradale in questa provincia. Presenti alcuni sindaci della nostra provincia, Palma di Montechiaro, Agrigento, Porto Empedocle, i rappresentanti delle forze dell'ordine, dei carabinieri, vigili del fuoco, del comandante della polizia stradale di Agrigento Giuseppe Morreale, il professore degli studi, rappresentanti del mondo della scuola, i componenti dell'ASP di Agrigento, l'associazione vittime della strada, rappresentante di Carlo della provincia per la viabilità, un'iniziativa voluta fortemente dal prefetto di Agrigento, Maria Rita Cocciufa, per sensibilizzare non solo i cittadini a una maggiore responsabilità, anche le autorità competenti, la presenza di tanti amministratori locali necessaria per una maggiore sicurezza alle principali arterie stradali che spesso in cattivo stato di uso sono i primi a causare incidenti tra gli automobilisti per via del pessimo stato delle strade. Allora, si tratta di un incontro con alcune amministrazioni locali, con l'ANAS, con la provincia, Libero Consorzio e la Polizia Stradale, le forze di polizia e l'ASPE, Vigili del Fuoco. Perché questi soggetti? Perché sono un po' tutti quelli direttamente interessati ad una problematica che io credo che ha bisogno di una costante attenzione. La questione degli incidenti stradali, che insomma, è sotto gli occhi di tutti, abbiamo avuto un'impennata quest'estate molto preoccupante, ci sono stati gravissimi incidenti con morti che hanno riguardato autovetture e motocicli. Noi abbiamo il dovere di richiamare l'attenzione su questi temi, sia per quanto riguarda la sicurezza delle strade. Ecco, oggi si farà un punto di situazione cercando di vedere se siamo nelle condizioni di fare alcuni interventi che sono interventi minimi ma concreti, che riguardano soprattutto la pulizia delle strade e la segnaletica, perché molto spesso, e lo abbiamo sperimentato in qualche situazione particolare, migliorare la segnaletica, rinnovarla, sia quella orizzontale che quella verticale, aiuta a scoraggiare anche tanti comportamenti che sono soprattutto l'eccesso di velocità, che è la causa prima di tutti gli incidenti. La seconda cosa che vorremmo fare, almeno questo è il mio intendimento, è quello di stabilire una sorta di percorso insieme alle scuole, ecco, c'è anche l'autorità scolastica convocata, per vedere un po' di coinvolgere gli studenti in attività che so che la Polizia Stradale lo fa ordinariamente, ma possibilmente facendo anche un lavoro congiunto con l'ASP, con i Vigili del Fuoco, con le Forze dell'Ordine, quelli che vanno e intervengono negli incidenti e purtroppo constatano anche il disastro che si trovano davanti quando ci sono incidenti gravi. Ho ritenuto anche di coinvolgere l'associazione familiari vittime della strada. Non c'è molto da spiegare il perché. Tra l'altro è un'associazione qui molto attiva, sono persone che hanno vissuto sulla loro pelle e che continuano a vivere questa immane tragedia che
che lascia un dolore sordo che non credo che possa fare spazio ad altro, che però insomma lavorano anche per far sì che certe situazioni magari si possano ripetere con meno frequenza. È chiaro che non lo sapremo mai quali saranno gli effetti di tutti questi nostri interventi, ma se riusciamo a contribuire a salvare qualche vita o comunque a migliorare le condizioni di viabilità e ad incidere sui comportamenti, su tanti comportamenti, perché poi è sempre l'uomo che alla fine sbaglia. Le strade in pessime condizioni contribuiscono, ma poi è l'uomo che sbaglia, perché se io dalle statistiche vedo che soprattutto si parla di velocità elevate e sicuramente non consone a quello che sono le condizioni della strada, vuol dire che dobbiamo lavorare per correggere qualcosa, che e su questo solo sulle scuole possiamo lavorare. Possibilmente poi, se questa cosa riusciamo a metterla in piedi, poi l'articoleremo magari cercando di avvicinare anche altri strati della comunità. Vengono sempre lunghe queste mie cose. Vengono le lezioni comunque di educazione stradale, ma i fondi e le condizioni pietose delle strade sono sempre quelle. Specialmente nelle città come Agrigento, dove ci sono le cosiddette lapazze. Ora vediamo cosa viene fuori. Ancora non l'abbiamo fatta la riunione, vediamo se c'è. Chiederò anche un minimo sforzo, però qualunque segnale che riusciremo a dare dovrà essere percepito dai cittadini, e in questo, guardate, voi potete fare un lavoro enorme e di questo vi ringrazio anticipatamente. Si interviene su vari fattori. Io sono un fautore di quello che sottolinea molto l'importanza della prevenzione, quindi vado spesso nelle scuole, la Polizia Stradale è spesso impegnata nelle scuole per cercare proprio di fare questa educazione alla sicurezza stradale. Dopo la prevenzione è ovvio che c'è la presenza nostra su strada, quindi la repressione, chiamiamola così, ma da sola non basta, perché ribadisco ancora l'importanza del comportamento umano, quindi della prevenzione e dell'educazione alla sicurezza stradale. E come sapete il comportamento umano è decisivo negli incendi stradali, 9 incidenti su 10 sono dovuti all'errore umano. E poi si interviene su tanti altri fattori, sicuramente la tecnologia, quindi il miglioramento della tecnologia dei veicoli, l'infrastruttura stradale. Oggi siamo qui in particolare su questo argomento, quindi anche l'importanza di migliorare la sicurezza delle infrastrutture stradali, investimenti, come non so se vi ricordate il lavoro che abbiamo fatto insieme alla Procura anni fa col dottore Patronaggio, abbiamo proprio testimoniato che gli investimenti sulle infrastrutture stradali producono ovviamente dei frutti. E poi ovviamente si può intervenire anche, questo tagliatelo perché non mi ricordo altro da dire, cosa ho detto? No, tutto quello che ho detto, veicolo l'ho detto, infrastruttura l'ho detto, tutto ho detto. Ecco, ma qual è la situazione che avete trovato, un consuntivo? Sulle infrastrutture stradali, questo ora lo vedrete, sul tavolo sarà illustrato quello che abbiamo fatto, questa sorta di resoconto. Perché c'è anche una presenza di vicequestore Morale Giuseppe Andrea, dirigente della sezione Polizia Stradale di Agrigento. C'è anche una presenza di diversi amministratori comunali. Sì, perché lo studio è relativo non solo alle strade statali, ma alle strade provinciali e comunali. Una copiosa perdita di gas metano dal sottosuolo in corso a Ribera a causa della rottura accidentale provocata dai lavori effettuati in viale Garibaldi nella zona della circonvallazione da operai incaricati dall'Enel per la manutenzione della rete elettrica al servizio della pubblica illuminazione. In pochi minuti nella zona si è propagato un forte odore di gas, generando preoccupazione tra gli abitanti. La zona è stata chiusa al transito e il sindaco Matteo Ruvolo ha disposto l'evacuazione urgente di 3 edifici di civile abitazione e dell'Istituto Superiore Crispi. Il transito veicolare è stato deviato. Il gestore degli impianti non può chiudere le valvole di erogazione perché, stando a quanto appreso, si tratta di una procedura non sicura, ha detto Ruvolo. È tuttora in corso l'intervento di ripristino della normalità da parte degli operai specializzati che a valvole aperte sostituiranno la tubazione danneggiata. Prevediamo, ha concluso Ruvolo, che nel tardo pomeriggio i lavori saranno completati. La zona è presidiata dai vigili del fuoco e dalle forze dell'ordine.
C'è chi sarebbe andato a comprare pesce e verdura, chi avrebbe fatto la spesa persino a Ballarò oppure acquisti in un negozio di Corso Tucori e chi avrebbe anche sbrigato qualche pratica in banca. Qualcuno avrebbe fatto pausa in un bar nella zona del villaggio Santa Rosalia di Palermo e qualcun altro sarebbe semplicemente rimasto a casa. Tutti però in quei frangenti avrebbero dovuto essere a lavoro, a disposizione dei servizi cimiteriali. In 51 tra impiegati comunali degli uffici di Palazzo Barone in via Lincoln, dipendenti di Reset e Coime, addetti al servizio esterno di assistenza ai funerali, adesso sono tutti finiti a processo. I presunti furbetti del cartellino erano stati individuati con una inchiesta dei carabinieri e della polizia municipale a dicembre del 2020. Soltanto a 18 di loro, come richiesto dal procuratore aggiunto Sergio De Montis e dai sostituti Francesca Mazzocco ed Andrea Fusco, era stata applicata la misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. L'indagine è poi sfociata in 4 distinte udienze preliminari. La procura aveva deciso di dividere per accelerare tempi e semplificare il lavoro, che si sono chiuse nei mesi scorsi con i rinvii a giudizio. 2 dei processi sono già iniziati davanti al tribunale monocratico, mentre altri 2 inizieranno tra il 5 e il 21 dicembre prossimi. Il processo è così iniziato davanti alla terza sezione per Giacomo Giaconia, Maurizio Lavenuta, Antonino Lupo, Claudio Mammano, Guido Mancino, Domenica Occhipinti, Napoleone Pirenei, Domenica Rosaria Ricotta, Maurizio Romeo, Antonino Russo, Antonino Saverino, Domenico Schimmenti, Domenico Tranchina, Antonino Trifiro e Massimiliano Ugo Vasari, che erano stati rinviati a giudizio per primi dal GUP Filippo Serio. Per altri imputati invece il dibattimento si è aperto il mese scorso davanti alla quinta sezione. Si tratta di Pietro Albanese, Giuseppe Benigno, Rosario Bua, Salvatore Buongiorno, Francesco Confalone, Giovanni Di Salvo, Rosario Di Vincenzo, Giuseppe Fini, Salvatore Fontana, Salvatore Pullara, Luigi Runza, Aurelio Scire, Tommaso Viviano, che erano stati invece rinviati a giudizio dal GUP Stefania Brambille. Neonato morto di freddo su una barca a Lampedusa, aveva solo 20 giorni. La ricostruzione della tragedia nel servizio. I militari della Capitaneria di Porto hanno trovato sopra un barchino soccorso al largo di Lampedusa il corpo di un neonato di soli 20 giorni. Sul natante erano presenti in tutto 36 persone, tra cui 9 donne e 2 minori. 2 avevano ustioni gravi. L'imbarcazione di fortuna era partita da Maress in Tunisia. I medici intervenuti durante lo sbarco dei migranti al molo Favarolo hanno confermato dopo una prima ispezione quanto dichiarato dalla madre. Li abbiamo visti arrivare tutti inzuppati, tremanti, dice il dottore Francesco D'Arca, responsabile del poliambulatorio di Lampedusa. La mamma, una ragazza ivoriana giovanissima di 19 anni, ci ha raccontato che il piccolino già stava male prima della partenza. Voleva raggiungere l'Italia per farlo curare. Ed invece, quando la motovedetta, attorno all'una di notte, è arrivata in porto con a bordo i naufraghi salvati su 3 barchini intercettati al largo, ad accoglierlo c'era solo una bara bianca che lo aspettava al molo Favarolo di Lampedusa. L'ennesima che si andrà ad impilare nella camera mortuaria dell'isola. Sulla salma è stato subito disposto ed eseguito l'esame cadaverico. Il medico legale non ha riscontrato segni di violenza, decretando che la morte del neonato sarebbe avvenuta a causa del freddo e delle sue fragili condizioni. La procura di Agrigento, attraverso il suo facente funzioni, Salvatore Vella, ha disposto il nulla osta per la sepoltura del corpicino. La mamma, originaria della Costa d'Avorio, è stata trasferita insieme ai suoi compagni di viaggio all'hotspot di Contrada Imbriacola. Sono notti sempre più difficili in mare. Nelle scorse ore l'equipaggio del veliero Nadir ha aiutato a salvare oltre 200 persone a bordo di 5 carrette del mare. Una barca si è capovolta durante un'operazione di soccorso della Guardia Costiera Italiana, ma tutte le 37 persone sono state salvate. Quello che davvero mi indigna, commenta il sindaco di Lampedusa Filippo Mannino dopo l'ennesima vittima dei viaggi della speranza accolta sul suo territorio, è che ci sono numeri da guerra e nessuno interviene. Mentre si litiga sulle ONG, di fatto l'Unione Europea continua a rimanere ferma e sorda sulle proprie posizioni. All'ARS
Comincia la nuova legislatura, suona la prima campanella per i 70 deputati eletti, la prima seduta dell'Assemblea regionale siciliana in salita, regna la discordia in maggioranza sulla scelta degli assessori e sul presidente dell'Assemblea. Vediamo. Parte stamani la nuova legislatura alla Regione, si riunisce per la prima volta l'Assemblea regionale siciliana alla presenza dei neoeletti, che ricordiamo essere 11 per il Partito Democratico, 8 per il Partito di De Luca, 11 per il Movimento 5 Stelle, per un totale di 30 parlamentari che compongono la minoranza, cosiddetta opposizione, mentre per la maggioranza sono 5 per la nuova DC di Cuffaro, 4 per il Movimento dell'Autonomia di Lombardo, 13 per Forza Italia, presidente Schifani compreso, 5 per la Lega, 13 per il Partito della Meloni Fratelli d'Italia, per un totale di 40 componenti, e si eleggerà il presidente dell'Assemblea regionale siciliana, che dovrebbe essere Gaetano Calvagno di Fratelli d'Italia, fedelissimo e concittadino del presidente del Senato Ignazio La Russa. Prima della seduta l'uscente presidente dell'ARS Gianfranco Miccichè si è visto con il presidente della regione Schifani. Miccichè, un po' polemico con Schifani, ha dichiarato: mi hanno tenuto fuori dalla maggioranza, è ovvio personalmente che mi ritengo libero di votare oggi o in futuro secondo la mia coscienza e non secondo le appartenenze. Ciò è scaturito dal fatto che il parlamentare, afferma Miccichè, aveva indicato due assessori da inserire in giunta più una donna per la sanità, individuata in Luisa Lantieri perché gradita anche all'onorevole Cuffaro. Ho pensato che potesse essere un buon punto d'incontro, ma la mia idea non è stata neanche presa in considerazione. Miccichè non ha ancora deciso se andare a sedere a Palazzo Madama o rimanere in Sicilia come deputato regionale. Intanto sentiamo una rappresentanza dei parlamentari agrigentini, gli onorevoli Margherita La Rocca Ruvolo, Carmelo Pace e Giusy Savarino. Oggi comincia questa nuova avventura, mi auguro sia per la Sicilia, per i siciliani e per quello che è il lavoro che ci aspetta. Mi auguro siano 5 anni in cui si possa lavorare per dare risposte alle tante richieste che ci sono. Molte cose sono state fatte nella precedente legislatura, però sicuramente rimane da fare tantissimo. Io personalmente, essendomi occupata di sanità, mi auguro di poter continuare su questa linea. E penso in particolar modo alle risorse che dal PNRR devono arrivare e quindi immagino quella rete che in commissione è stata portata avanti nella legislatura passata, la rete del PNRR con gli ospedali di comunità, le case di comunità, e per questo ci deve essere sia da parte del governo nazionale che di quello regionale e ovviamente dell'Assemblea e della Commissione Salute il massimo impegno per poter portare avanti quella che è la medicina territoriale, perché di fatto sia gli ospedali di comunità che le case di comunità daranno risposte in questo senso. È ovvio che le criticità sono tantissime, i problemi sono molti, dobbiamo anche avere i conti in regola e i conti a posto per poter poi lavorare col governo centrale. Ci sono le criticità che vengono fuori dal caro bollette, dalla crisi energetica, dalle conseguenze di una guerra, e quindi sul tavolo, diciamo, sia del Presidente della Regione che del nuovo governo che di questa Assemblea saranno tantissime come dire, i problemi, no, che dobbiamo affrontare. Quindi da subito mi auguro ci si metta al lavoro e si possano cominciare ad affrontare ad uno i temi che mano a mano si presentano. L'emozione è quello di essere un parlamentare, ma un parlamentare della Democrazia Cristiana, quindi corona un sogno dolore, sedere nel Parlamento più antico d'Europa, ma farlo con una maglia importante che è quella dello scudo crociato. Gli obiettivi, quello di fare bene per la nostra Sicilia, di fare bene per il nostro territorio, sapendo che c'è un'emergenza sanitaria che coinvolge tutta la provincia, una viabilità, quella interna soprattutto, che ha bisogno di un'attenzione per quanto riguarda il nostro territorio, le Terme di Sciacca, che non appartengono a Sciacca ma appartengono a tutta la provincia. C'è maggiore responsabilità perché si sta vivendo un momento di crisi enorme e perché sappiamo che c'è adesso, ci sono tutte le condizioni per poter dare più risposta, avendo un governo nazionale che finalmente non è ostile.
questo però ci dà maggiore responsabilità. In qualsiasi ruolo andremo a rivestire, sappiamo che la gente si aspetta da noi risposte importanti per i nostri territori, per le nostre imprese, per le famiglie, per le infrastrutture, per tutte quelle cose in cui in questi anni non siamo riusciti a trovare soluzioni certe, perché magari ci si scontrava con il no romano. Ecco, adesso questi no dovrebbero cadere, e quindi se non cadono la responsabilità politica diventa ancora più incisiva e più importante. Caro bollette, Lancia informa i comuni, pronti 320 milioni di euro per la produzione di energia da fonti rinnovabili. Arturo Cantella. Lancia di Agrigento ha provveduto attraverso il proprio presidente provinciale Carmelo Salamone a informare le amministrazioni comunali della provincia dell'esistenza di uno specifico avviso destinato a sostenere gli enti locali sotto il profilo dell'efficienza energetica e della riduzione dei consumi tramite la produzione di energia da fonti rinnovabili da installare su edifici pubblici. Gli enti, afferma Salamone, potranno presentare fino a 5 istanze di contributo, ciascuna non inferiore a 40.000 euro, per l'acquisto attraverso il mercato elettronico di impianti e attrezzature per la produzione di energia elettrica. Il finanziamento è concesso come contributo a fondo perduto pari al 100% dei costi ammissibili, fino al esaurimento delle somme stanziate complessivamente pari a 320 milioni di euro. Si potrà accedere alla piattaforma a partire dal 23 novembre, le domande potranno essere presentate dal 30 novembre fino al prossimo 28 febbraio 2023. Abbiamo provveduto a segnalare alle amministrazioni locali questa opportunità, spiega il presidente dell'ANCI Agrigento Salamone, come dimostrazione della disponibilità alla piena collaborazione da parte della nostra SIGA di categoria, aspetto alle esigenze degli enti locali che oggi sono in forte difficoltà anche a causa del caro energia. L'ANCI allo stesso modo monitorerà quanti comuni e in che misura accederanno al fondo. Controlli serrati da parte dei carabinieri a Licata e a Palma di Montechiaro. I militari si sono concentrati sul fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti anche all'interno delle scuole, sul lavoro nero e sulla sicurezza stradale. Arturo Cantella. Facciamo un consuntivo dell'operazione di Licata, comandante. Nel territorio della compagnia di Licata e nei comuni in particolare di Licata e Palma di Montechiaro sono stati effettuati negli ultimi giorni controlli serrati in materia di prevenzione all'illegalità stradale, prevenzione allo spaccio e all'abuso delle sostanze stupefacenti, in particolare alla guida di veicoli, e attività di controllo ad attività economiche sul territorio di Licata. Le attività sono state svolte dai carabinieri della compagnia di Licata con il supporto del nucleo cinofili di Palermo e Nicolosi, nonché con il supporto dei carabinieri del nucleo ispettorato lavoro di Agrigento. L'attività di controllo svolta ha consentito di controllare nel complesso circa 400 veicoli, circa 400 persone alla guida di questi veicoli, e levando più di 100 sanzioni al codice della strada, sequestrando 10 tra autovetture e motocicli e ritirando 12 documenti di guida e circolazione. Le sanzioni sono state levate in particolare per le violazioni al codice della strada inerenti alla guida in stato d'ebbrezza, la guida senza patente, la guida di veicoli non revisionati e senza assicurazione. Per quanto riguarda la prevenzione al fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti, sono state segnalate 15 persone per essere state sorprese in possesso di dosi di sostanze stupefacenti per uso personale, in particolare marijuana, hashish e cocaina. Infine, nell'ambito dei controlli serrati che abbiamo effettuato negli ultimi giorni, sono state oggetto di verifica alcune attività commerciali. Unitamente al nucleo ispettorato lavoro siamo riusciti a riscontrare la presenza di lavoratori in nero, elevando sanzioni per un valore complessivo di 2.500 euro. L'attività ha portato anche a controlli all'interno di istituti scolastici superiori, quindi scuole superiori, sempre unitamente al nucleo cinofili,
che ha consentito di porre in essere l'azione preventiva allo spaccio e all'abuso di sostanze stupefacenti che purtroppo sappiamo insistere all'interno delle nostre scuole. I controlli si sono estesi anche nella vicina Palma di Montechiaro. I controlli sono stati effettuati a istituti scolastici sia di Licata che di Palma di Montechiaro e anche i controlli stradali sono stati effettuati sulle arterie principali di Licata e di Palma di Montechiaro, nonché nelle zone maggiormente frequentate dai giovani. La Guardia di Finanza di Porto Empedocle, al termine di un controllo, ha sequestrato oltre 10.000 giocattoli ritenuti non sicuri per il commercio. L'ispezione è stata effettuata dai militari della locale tenenza in un negozio gestito da persone di nazionalità cinese. Al titolare è stata elevata una sanzione di 4.000 euro per violazione del codice del consumo. La merce sequestrata, quasi tutta di produzione asiatica, era sprovvista di indicazioni e marchio c'è. Adesso c'è la pubblicità, a tra poco vi aspetto. Era Clamino, il cantiere per contrastare l'erosione non convince Mare Amico. Vediamo. Sin dal 2017 l'associazione Mare Amico documenta il fenomeno erosivo che ha cancellato 200 metri di spiagge e 50 metri di boschetto a Eraclea Minoa, un tratto di costa splendido della provincia di Agrigento. Sono passati 5 lunghi anni in cui questa associazione ambientalista, pungolo delle istituzioni, ha ripreso e mostrato come l'erosione e le lungaggini burocratiche abbiano cancellato per sempre una porzione di territorio. La novità è che a fine 2022, solo qualche giorno fa, sono partiti i lavori per salvare ciò che resta della spiaggia di Eraclea Minoa. Ma qualcosa non ci convince, continua Mare Amico. Forse sarebbe stata più opportuna la scelta di costruire alcune barriere soffolte a largo della spiaggia. Invece il progetto finanziato dalla Regione Sicilia, come si vede dalle immagini, prevede l'installazione di 3 bracci frangiflutti ortogonali alla costa. Si tratta di una soluzione dal grosso impatto visivo. Speriamo, conclude Mare Amico, che tutto ciò serva a salvare effettivamente Eraclea Minoa e la sua spiaggia. Guardate come si vive ancora nel 2022 a Messina all'interno delle baracche. Vi mostriamo le paure quotidiane di un'anziana. Rosa ha 77 anni e da 60 anni vive all'interno di una baracca a Bisconti a Messina. È cresciuta nel popoloso quartiere della città dello Stretto e oggi ci mostra la sua abitazione, diversa da quella di tante famiglie che attendono i tempi lunghi del risanamento. La casa che Rosa condivide con la figlia e la nipote è lesionata e ci dice potrebbe crollare da un momento all'altro. Eppure questa anziana signora chiede aiuto da anni senza ricevere risposte adeguate da chi di competenza. Rosa lancia un nuovo appello e chiede un alloggio dignitoso dove poter trascorrere gli ultimi anni della sua vita. Io mi ricorico tutte le notti con l'ansia. E se c'è un terremoto, perché so che se c'è anche una piccola scossa la casa cade. Intanto mi hanno negato tutto, non si fanno più, non rispondono più neanche al telefono che io chiamo. Mi dicono poi la chiama l'assessore, poi la chiama l'assessore, però non mi chiama nessuno. Fino a 2 anni fa è venuto anche un'altra signora con un signore che non so chi erano. Hanno visto la casa e hanno visto le condizioni com'era 2 anni fa. Ora è peggio. I vigili del fuoco sono mai venuti? Sì, due volte, però io di scritto non ho niente dei vigili del fuoco. Se c'è qualcosa mio figlio, perché se la mia casa è quella di mio figlio che è nelle stesse condizioni. Lei chiede un alloggio dove poter vivere in sicurezza, qualche proposta gliel'hanno fatta però? No, mi hanno fatto una proposta che non potevo accettare perché non era adatta a me quella casa. Non era una proposta che mi hanno fatto e un'altra che mi hanno fatto vedere, che anche quelli che me l'hanno fatta vedere si sono meravigliati. Mi hanno detto ma lo sanno le sue condizioni all'istituto? Certo che lo sanno, che era al primo piano c'era una rampa di scale. Io sono invalida dal 67 al 99%. Non prendo soldi, non prendo niente, però ho l'invalidità, io non è che posso fare le scale. Mi aiuta il vicinato perché chi mi compra la frutta, chi mi compra qualcosa che ho bisogno al supermercato, perché io ho la macchina ma non guido più. Io sono entrata io in depressione. Che richiesta vuole fare in questo momento a chi ci sta ascoltando?
Io non voglio fare richieste da persone che vogliono un palazzo. Io desidero anche un appartamentino con due stanze. Siamo donne e ci arrangiamo. Due stanze con la cucina, il bagno. Siamo donne, siamo tre donne, perciò ci arrangiamo. Non è che è questione che io desidero il palazzo. L'importante è che sia in un posto che io non muoio di solitudine. Perché non si muore solo di morte naturale o di malattia. Si muore anche di solitudine. Un parroco di Caltanissetta è stato sorpreso da una pattuglia della polizia mentre arrampicato su una sedia spiava alcune pallavoliste che si stavano cambiando negli spogliatoi del palazzetto dello sport di Pian del Lago. A notare il sacerdote è stato un passante che ha avvisato le forze dell'ordine. Di fronte alla richiesta di chiarimenti da parte dei poliziotti, il religioso si è giustificato dicendo di aver avuto un momento di debolezza. La questura ha trasmesso un'informativa alla procura, senza tuttavia formalizzare alcuna ipotesi di reato nei confronti del parroco. Calcio eccellenza, l'Acragas in semifinale di Coppa Italia affronterà il Missil Meri. La squadra di Nicola Terranova ha battuto il Resuttana San Lorenzo 3-0. Carmelo Lentini. Netta vittoria dell'Acragas sul campo pasqualino di Carini contro l'ostico Resuttana San Lorenzo, dove si impone in scioltezza grazie anche alla grande verve dei giovani under schierati dal tecnico biancazzurro Nicolò Terranova. I giovani si sono infatti perfettamente integrati con i più esperti compagni di squadra, sciorinando azioni strappapplausi alla ventina di supporters biancazzurri arrivati ad Agrigento per incitare i propri beniamini. L'alta posta in palio ha reso gli animi, specie da parte dei padroni di casa, un po' troppo nervosi e gli scontri sono stati molto frequenti, costringendo l'arbitro ad estrarre il cartellino giallo più volte per calmare appunto gli animi. Sin dai primi minuti si è vista la migliore predisposizione tattica dell'Acragas e che pian piano riusciva a spostare il proprio baricentro in avanti. Ed è così che la prima azione pericolosa l'Acragas riesce a fare centro. Delizioso tap-in di Semenzin in aria che supera un avversario, ma quest'ultimo istintivamente intercetta con un braccio il pallone. È calcio di rigore sacrosanto che Desiderio Garufo trasforma. Corre il quindicesimo e la compagine dei templi è padrona del campo e continua a sfiorare ripetutamente il raddoppio con i vari Pavisic e lo stesso Semenzin. La lotta si fa sempre più cruenta e proprio all'ultimo minuto del primo tempo arriva il bis con il giovane under Ivan Bonanno che si infila tra le maglie degli avversari e poi deposita il pallone con un perfetto diagonale. Nel secondo tempo timida reazione del Resuttana, ma la gara è saldamente in mano biancazzurra e al 63esimo coglie il tris con il nuovo entrato Vitelle. Adesso sarà finale del girone A con il Don Carlo Misilmeri che pareggiando con la Mazzarese ha superato il turno. Per l'Acragas comunque domenica prossima sarà sfida campionata del Seneto con il Castellammare. Mister, un'altra grande prova di forza dell'Acragas che batte il Resuttana San Lorenzo per 3-0 e si qualifica per la semifinale della Coppa Italia di eccellenza. Una buona prova da parte dei ragazzi, una prestazione più che sufficiente. Il nostro obiettivo è quello di superare il turno, di andare al turno successivo. Abbiamo rispettato quelle che erano le aspettative. Che partita è stata, mister? È stata una partita combattuta fino al nostro vantaggio, poi il doppio gol ci ha consentito di gestire al meglio anche in previsione della partita di domenica. Adesso testa al campionato, domenica la sfida contro il Castellammare del Golfo, avversario scorbutico. Sì, come al solito la partita più difficile è quella che si deve giocare. Domenica noi affrontiamo un avversario abituato a fare campionati di sacrificio, abituato a sorprendere. Ogni anno in un modo o nell'altro riescono sempre a raggiungere l'obiettivo che si prefissano all'inizio, quindi per noi sarà un altro impegno importante. Garufo, tutto bene in casa Acragas che batte il Resuttana San Lorenzo per 3-0 nel match di ritorno e si qualifica per la semifinale di Coppa Italia d'Eccellenza. Che partita è stata? Una partita difficile, sapevamo di incontrare una squadra
che in campionato ha affrontato le big di questo girone facendo degli ottimi risultati, quindi abbiamo preparato bene la partita, consapevoli di affrontare una squadra che in casa ha fatto degli ottimi risultati. Anche oggi in gol ci è preso gusto? Sì, per ora sta andando bene, sia per i risultati che anche per il gol sono felice, però a prescindere da chi segna sono felice se l'Agragas raggiunge l'obiettivo, quello dei tre punti la domenica e il passaggio del turno oggi, quindi siamo in semifinale, siamo contenti, ora ci godiamo stasera questo traguardo e poi da domani inizieremo a preparare la partita di domenica. Infatti domenica l'Agragas affronterà in casa l'Esseneto, il Castellammare del Golfo. Che gare ti aspetti? Sono tutte gare difficili, gare importanti perché ti danno i tre punti e in questo periodo bisogna correre per dare continuità, per cercare di guadagnare ancora qualcosina su quelle che sono le nostre inseguitrici al momento e quindi una partita da non sottovalutare. Agragas in testa al campionato di eccellenza, Agragas avanti in Coppa Italia, qual è il vero segreto di questa squadra? Il vero segreto di questa squadra è la mentalità, la fame, la voglia settimana dopo settimana di capire quali sono gli errori e lavorare su quelli. Le cose positive ci sono, vanno accantonate, non dimenticate, però bisogna migliorare sugli errori. Ora aspettiamo domenica, vogliamo un grande pubblico, vogliamo lo stadio pieno perché questa squadra, questa dirigenza sta facendo grandi sacrifici per fare un campionato importante e quindi ci aspettiamo che la nostra tifoseria domenica risponda al massimo. Con questo è tutto, termina qui l'edizione del telegiornale. Grazie per la gentile attenzione e per essere stati con noi. A presto.